Siamo lodati Gesù e Maria. Allora ragazzi, ragazze, piccoli e grandi, abbiamo ascoltato bene il Vangelo di oggi? Ci avete capito qualcosa? Sì o no? Sì. Cosa dice oggi Gesù di se stesso? Vediamo un po'. Chi è lui? Come si è definito oggi? Io sono? In quel tempo Gesù disse, io sono, allora non avete tanto sentito, non è che arriva la primavera, stiamo ancora, Ha detto, io sono il buon pastore. Il buon pastore, questa è la domenica del buon pastore. Conoscete voi chi è un pastore? Sì, avete mai visto un pastore? No. Non l'avete mai visto? No, mai. Mai. Un pastore è un ometto che ha un po' di pecorelle, e che gli vuole tanto bene a ste pecorelle, c'ha il cane da pastore che le protegge, le porta al pascolo, le fa crescere, le fa stare al sicuro, d'accordo? E poi il recinto. Bravo. Quindi Gesù oggi ci dice, guardate, io voglio bene a voi, se voi siete i miei pecore, io conduco la vostra vita, vi farò stare tranquilli, al sicuro, anche in mezzo a tante pericole e a tante vicissitudini. E Gesù dice una cosa, io vi ho dato un segno che sono il buon pastore, cioè che vi voglio tanto bene. Qual è il segno che Gesù ci ha dato che ci vuole tanto bene? Chi lo sa? Tra i piccoli e tra i grandi. Cosa ha detto nella seconda parte del Vangelo? Cosa ha fatto di veramente grande Gesù per noi? Vediamo un po'. Chi è che lo sa? Pensa, pensa, pensa. Cosa ha fatto Gesù di veramente grande per noi? Una cosa difficile. Dimmi un po'. Ha detto che dà la vita alle pecore per salvare l'altra. Ma che brava! Ha detto che dà la vita per le pecore. È una cosa facile, secondo voi, dare la vita per qualcun altro? Sacrificarsi? Guardate un po', com'è morto Gesù? Gesù è morto a letto suo, di vecchiaia? No, è morto alla croce. E secondo voi morire in croce costa un po' di sofferenza oppure no? Un po' di sofferenza. Un po' tanta o no? Un po' tanta. Tu saresti capace di andare in croce per una persona a cui vuoi bene? Farti mettere in croce. In croce. Guarda che vado a casa mia e ti faccio vedere com'erano i chiodi che hanno messo dentro i pozzi di Gesù, certe bestie grosse così che ti passano da pozzo a pozzo. Tu sei capace di andare in croce per una persona? Qualcuno è capace di farsi mettere in croce per una persona? In croce, Non metaforicamente, come diciamo, oh, tu mi metti in croce. Ecco, è una cosa grande, dare la vita. Attenzione, Gesù era obbligato a fare questa cosa oppure no? Era obbligato a fare questa cosa per noi? Sì o no? Sì. Sì? E chi glielo obbligava? Nessuno, però lui l'ha deciso. Brava, allora no, brava. Brava, Prima ha detto di sì, poi ha detto no, nessuno l'ha obbligato, ma lui l'ha deciso. E l'ha deciso perché? Ha detto, dice, nessuno me la toglie la vita, io la offro da me stesso, ho il potere di darla, e il potere di riprenderla di nuovo. Nella preghiera eucaristica che sentiremo dopo, perché è un pochino più breve, si dice proprio così, egli offrendosi volontariamente alla sua passione, oppure nella traduzione antica offrendosi liberamente alla sua passione, cioè poteva anche non andarci. Ieri sera dicevo, no? Ascoltatemi ragazzi, che nel Vangelo di San Giovanni, che è quello che abbiamo letto, a un certo punto c'è un particolare, forse ancora non ve l'hanno detto al catechismo, quando vanno ad arrestare Gesù, sapete che Gesù l'hanno arrestato nell'orto del Getsemani il giovedì sera, solo San Giovanni dice che appena le guardie sono arrivate, dice, Gesù si fa avanti e chiede, chi cercate? Loro rispondono, Gesù il Nazareno. A un certo punto Gesù diventa stentorio e dice con voce forte, sono io! E sapete che succede? Chi lo sa? Lo sanno i grandi che è successo? Tutti per terra. Caddero tutti tramortiti. Quindi che cosa ha fatto Gesù? Gesù ha dato una piccola dimostrazione, perché Gesù non era un uomo come noi. Gesù era Dio. Se avesse voluto,
Tutti quelli che andavano a catturarlo, lo sapete Gesù che cosa poteva fare? Li poteva fulminare tutti quanti. Pensate, no? Vi faccio una domanda. Secondo voi, quando Gesù stava in croce, se avesse voluto, poteva scendere dalla croce e fulminare tutti quelli che gli stavano davanti e dirgli: voi non sapete quello che state facendo, voi vi faccio vedere io chi sono. Poteva farlo secondo voi Gesù? Sì o no? Sì. Sì. Tu l'avresti fatto? Pensiamo un po' se noi, se venisse a prendere qualcuno, stessimo in croce e io so che se voglio posso scendere e mo te faccio vedere io e ve fulmino a tutti quanti. Posso farvi una confessione? Figli di... Brava, noi non lo possiamo fare perché non siamo figli di Dio, brava, ma lui poteva, ma però tu pensa se tu ci avessi gli stessi poteri suoi, ti mettono in croce e che non scendi. Io vi confesso, a me mi sarebbe venuta la tentazione di scendere e di dire: ma mo la faccio vedere io, ma oh. E non lo ha fatto. Uno è veramente grande, questo lo dico anche per i grandi, quando potrebbe fare una cosa e non la fa, non perché è costretta a non farlo, perché è impedito, ma perché sceglie di non farla. È quella che costa di più. Capite quanto è grande Gesù? Cioè, solo per questo, anche chi non crede che Gesù è il figlio di Dio dovrebbe mettersi in ginocchio, perché chi è capace di fare una cosa di questo genere, scusate, è veramente un grande, secondo me, proprio da un punto di vista oggettivo. Capite? È un grande. Allora, il Vangelo di oggi, volevo introdurvi su un'altra cosa. Qual è il grande insegnamento che ci dà? Tema molto attuale, specialmente di questi periodi dove siamo stati tutti quanti un po' imprigionati. Qual è il grande valore che traspare dal Vangelo di oggi? Un po' difficile oggi per voi ragazzi, per questo che sono sceso per aiutarvi un po'. Se Gesù fa una cosa volontariamente, liberamente, perché non è stato costretto, avrebbe anche potuto ribellarsi, fare il contrario e non l'ha fatto, cosa ci sta insegnando? Due cose fondamentali. Un grande valore, qual è? È la libertà. San Giovanni nella seconda lettura ci ha detto: noi abbiamo un grande onore, siamo figli di Dio, cioè siamo persone libere, di una libertà che il nostro Signore ci guarda e vuole che impariamo ad usarla bene. Vi faccio una domanda, ascoltami, tu, voi qui oggi siete venuti a messa perché siete costretti o perché ci siete venuti liberamente e volentieri? Dite la verità. Liberamente e volentieri. Tutti? Pure i grandi? Liberamente e volentieri, noi dobbiamo venire qui liberamente e volentieri. Sapete, oggi è la giornata anche di preghiera per le vocazioni, oggi è la giornata delle vocazioni. Credo che il Papa, anche questa domenica, almeno quando io ero in seminario a Roma, ogni quarta domenica di Pasqua ordinava un po' di sacerdoti. Credo che lo faccia anche oggi, adesso non ho seguito bene con tutte queste restrizioni, con tutte queste cose, ma credo di sì. Anche io ho avuto la vocazione. Voi vi siete mai chiesto come ho fatto io a diventare, come si diventa preti? Lo sapete voi, piccoli e grandi, come ho fatto io a diventare prete, secondo voi? Che è successo? Vi faccio una domanda. Secondo voi, piccoli e grandi, però chi lo sa non deve rispondere, io ce l'avevo la fidanzata oppure no? Che dici tu? Ma sì o no? No. Non ce l'avevo? Non ce l'avevo? Non ce l'avevo? E io ce l'avevo la fidanzata. Eh sì! Facevamo i bravi, quindi facevamo fidanzamento da bravi ragazzi come quando i figli di Dio. Ma sapete quanti anni ci ho avuto la fidanzata? Eh? Ma tu che sei fidanzato, che sei ancora troppo piccolo. Io sono fidanzato. Ascoltami, sapete quanti anni sono stato fidanzato io? Io ho 7 anni. 7 anni? Anche io. Tu 7 anni, ma quanti anni hai tu? 7. Tu hai 7 anni e sei fidanzato da 7 anni. Sei fidanzato appena nato? No. No. Allora, io sono stato fidanzato da 17 anni a 24 anni, capito? E avrei voluto sposarmi. E che sarà successo? Che è successo? Che è successo?
Qualcuno mi ha preso e mi ha portato a calci in seminario, mi ha detto: ah, tu devi diventare prete, io, povero me, non mi posso più sposare, che tragedia, mi devo andare carcerato. No, sapete come fa nostro Signore? Attraverso una serie di circostanze e anche attraverso qualche piccola parolina che ti sussurra al cuore, ti fa capire: Leonardo, c'è una cosa molto bella che avrei pensato per te, più bella di quello che tu stai pensando per la tua vita. Ti interessa approfondire? Ti interessa approfondire? Se io avessi detto non mi interessa, non approfondivo, e oggi a farvi la predica non avreste avuto Don Leonardo, avreste avuto Don qualcun altro, d'accordo? Conoscete Don qualcun altro? Non c'era Don Leonardo. Don Leonardo liberamente, non lo so neanche io come ho fatto, dico, c'avevo un po' di paura, detto fra me e voi, perché insomma, sapete come dice il proverbio, no? Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Un po' di paura ce l'avevo, dico però, fammi vedere, fammi approfondire. Perché scusate, no? Facciamo un ragionamento piccolo. Dio esiste o non esiste? Esiste. Secondo voi Dio un progetto anche su di te, su di te, su di te, su di te, ce l'ha un progetto di vita? Cioè noi siamo stati creati perché al mondo, secondo quello che Dio desidererebbe, dobbiamo fare qualche cosa di importante. Lo sapete questo qui, no? Non è detto che noi lo capiamo bene, quello che il Signore ci chiede, giusto? Dobbiamo metterci un pochino in ascolto, cercare di raccapezzarci qualcosa. Allora io dico, se Dio esiste, se ha un progetto su di me e Dio vorrà che io sia felice o che sia un represso, un infelice, uno che sta tutto il giorno col muso lungo a lamentarsi, a dire che brutta vita, che vuota vita, ma no! Con il naso lungo. Con il naso lungo e il muso lungo pure. No! Dico allora fammi approfondire, fammi un attimo. E piano piano nostro Signore mi ha fatto capire che voleva proprio questo da me. E io dicevo, Signore mio, io non so buono, perché io da giovane ero un po' più, capito, ero un po' più nervosetto, ero un po' più cattivello. Dico, ma Signore mio, secondo me io non sono tanto buono. Dico, se scegli qualcun altro, mio fratello è molto più buono di me, è molto più tranquillo, è molto più calmo. Dico, meglio lui, no? No, io voglio te. E io liberamente, nessuno mi ha costretto, ho detto di sì. Con un po' di sofferenze ho lasciato la fidanzata, ho lasciato il lavoro. Sapete che io ho studiato, io ho la laurea, lo sapete? Sapete che c'è davanti un avvocato mancato? Io lavoravo in uno studio legale. Eh sì, ci stanno le prove, ci stanno. Gli avvocati dove lavoravo sono ancora vivi, sono a Latina, ok? E ho cominciato questa avventura. E secondo voi, oggi, come sto? Sarò stato contento? Come mi vedete? Mi vedete represso, mi vedete frustrato, come uno che non gli piace la vita? Che impressione vi do? Che dite? Contento. Tu mi vedi contento? I grandi mi vedono contento, o mi vedono insomma un po'... Dice, ah, che brutta vita l'ho fatta, io me l'ha fatto fa. No! Ecco, però... Contentissimo. È meglio che non lo dico, come se io mi sento l'uomo più felice dell'universo. Sono un po' esagerato pure su questo qui, no? Però la cosa bella è che le cose belle nella nostra vita, il nostro Signore ci porta con delicatezza, quindi siccome ci vuole bene, ci tratta da figli, questo anche i genitori, vi raccomando, sentite un po', no? I vostri genitori ve la danno l'educazione? Sì, vi insegnano qualcosa o no? Allora, sentite un po', è più bello quando, e voi però dovete fare i bravi poi, quando se ve la spiegano, come ti chiami tu? Vittoria. Vittoria, dice, mamma ti dice, Vittoria, secondo me su questa cosa dovresti fare così, pensaci, per questo, 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 questo e questo, questa cosa è bella, se fai il contrario è brutta per questo, 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 questo e quell'altro. È bello così, no? Perché tu ci pensi, dici, ma lo sai che ti dico? Ma c'è proprio ragione. E quindi questa cosa che tu hai fatto e che capisci perché mamma te l'ha insegnato, se tu sei convinta, poi te la tieni. Se invece la fai per forza,
Dice, no, ma così punto e basta. Quello quando uno è piccolo, chiedeva, subisce, no? Abbozza. Dice, poi però quando divento grande, giusto? Poi quando divento grande faccio come mi pare. Perché non ti è passato l'importanza del valore. Quindi quando noi veniamo certamente aiutati, perché dobbiamo essere aiutati, ma trattati bene, quindi da figli di Dio, quindi nel rispetto della nostra libertà, facciamo le cose volentieri e quelle cose che facciamo sono cose che ci rimangono e saremo poi capaci anche a combattere per tutelarle e difenderle. Se le facciamo per forza. Allora Gesù è l'esempio dell'uomo libero. Fa le cose grandi perché le vuole fare, perché ci crede e le fa con tutto il cuore. Ecco, se noi saremmo capaci di fare una vita così, faremo una grande vita. Attenzione perché nostro Signore ce l'ha su tutti quanti un progetto, pure su te, eh. Attento che potrebbe darsi che un giorno ti faccia un sussurro come quello che ha fatto a me. Come ti chiami tu? William. William, dice William, tu dovresti venire con me. E poi tu, William, quando sarai grande dovrai dire, che faccio? Sapete che diceva San Giovanni Bosco? Voi pensate che tutti quelli che il Signore chiama a diventare preti poi diventano preti? San Giovanni Bosco diceva, su 100 che ne chiama il Signore, 70 dicono di no. Io quindi starei dalla parte dei 30. È vero, perché sapete, vi lascio con questo pensiero, un grande sacerdote, un mio amico, l'ha scritto in un suo libro. Sapete quando è che noi siamo veramente certi che stiamo in contatto con Dio? E che Lui ci sta dicendo qualcosa? Quando possiamo dirgli di no? Perché Dio una cosa che non farà mai sarà prenderci per la collottola e costringerci a fare qualcosa. Questa cosa Dio non lo fa, e sapete, l'ho imparato a catechismo, il rischio di non fare questa cosa è che se una persona si ribella e sbaglia tutto nella vita, può pure fare una brutta fine, perché l'inferno esiste, ma rischia addirittura, capite, che noi andiamo all'inferno pur di non violentare la nostra libertà. Capito quanto è bello e quanto è grande il nostro Dio? Sì, dimmi. Tipo, quando muori a 100 anni vai al paradiso? Speriamo. Speriamo. Anche a 90 anni. A 90, a 100 anni. Per andare in paradiso bisogna aver liberamente e gioiosamente aver detto sempre di sì al meglio che Dio ci propone, che però ce lo sempre propone, e noi ogni giorno dobbiamo dirgli sì, sì, sì. Più si dici, più bello diventi, più santo diventi. Più no dici, peggio diventi. E se poi diciamo i grandi no e fino alla fine continuiamo a dire no e non ci pentiamo neanche prima di morire, e poi so guai. Ma speriamo che il Signore ci preservi da tali sciagure. D'accordo? Siamo lodati Gesù e Maria.